Amici bellini, bentornati sul canale, perché almeno abbiamo il report dell'allenamento che ci porta questo Osimhen che non è al meglio e non è il massimo, nonostante si possa dire, ma se non è in forma può giocare un altro. E poi il commento su tutti i sorteggi che sono avvenuti, i rimpianti, cominciamo. Pianti e i rimpianti, diamo il benvenuto a Paolo Coppola, un vero eroe, come tutti quelli che si stanno iscrivendo adesso. C'è un po' di stanchezza, lo vedo nei numeri. Io non ho potuto fare video ieri perché non c'è nulla di cui parlare, onestamente. Oggi possiamo fare un recap su quello che riguarda il ranking, perché si fanno tutte queste percentuali, 94,5%, forse l'Italia 97%, adesso è uscito l'Inter, però vanno avanti quelle altre. Insomma, facciamo un recap di questo tipo e sul report dell'allenamento del Napoli, perché ci avviciniamo, nostro malgrado, alla partita con l'Inter. 10 finali che dobbiamo vincere, 10 trofei da alzare. Scusate il sarcasmo, forse sono stanco anche io. Il like lo dovete lasciare se non vedete anche voi l'ora che finisca questa stagione per ricominciare con un po' più di freschezza. Non so quali speranze, ma certo una nuova freschezza, perché bisogna cassare questa stagione disastrevole. Sono 5 le nazioni matematicamente ancora in corso, ovviamente l'Italia, l'Inghilterra, la Germania, la Francia e la Spagna. La nazione messa peggio è la Spagna, con le sue 3 squadre che nella migliore delle ipotesi dalla semifinale in poi si ruberanno punti a vicenda in Champions League, e non può supera questo, secondo me, il dato più interessante. La Spagna non può superare questa quota. All'Italia quindi basta fare un altro punto nelle partite di quarti di finale per arrivare a questi punteggi ed essere sicuri di arrivare davanti alla Spagna. Ora però non è solo la Spagna, anzi la Spagna proprio è quella che ci dovrebbe preoccupare di meno, perché se andiamo a vedere la classifica in questo momento, l'Italia 17.714, segue poi la Germania, l'Inghilterra, la Francia e la Spagna dopo. Quindi la Spagna ci deve preoccupare un po' di meno. Mi risulta difficile che la Francia possa preoccuparci. Il problema è tra Germania e Inghilterra, insomma, chi vuole arrivare secondi? Ci sono grandi possibilità, onestamente. E se andiamo con un Amrabat tattico a vedere quello che è successo, ci interessa anche la Conference. Cominciamo ad abituarci. Lo so che non lo volete sentire, che il giovedì c'è da fare la Conference League, però guardate che questo famoso quinto posto Champions si fa proprio per le squadre che non hanno snobbato la Conference League, le squadre che hanno onorato l'Europa League, tutto quanto abbiamo fatto di buono l'anno scorso in Europa. E quindi abbiamo questa situazione con il Club Bruges che deve affrontare il PAOK, l'Olympiakos che deve affrontare il Fenerbahce, o Fenerbahce, perché poi ognuno lo può vedere in un modo suo, l'Aston Villa, e qua il mio titolo è, ma non sarà il titolo, si parla troppo poco di Emery, quello che sta facendo con l'Aston Villa, non esce dalle coppe, non rinuncia, ma è quarto in Premier League davanti a squadroni e cerca di restare lì attaccato. Ovviamente ci sono quelle 3 squadre che la stanno facendo da padrone, ma essere quarto in Premier League non è poco. E quindi Emery, è quello sì che sarebbe il sogno, invece di parlare di Klopp, di quello è un tipo di allenatore, ma non lo so se il Napoli sta uscendo da questa dimensione o meno. E non va male alla Fiorentina di Italiano, ecco perché poi Italiano, perché si inseguono i rumors, mentre vogliamo stare ancora attaccati all'idea di Conte, Italiano diventa sempre più papabile. Ed è anche interessante vedere che, ecco perché oggi sono riuscito ad accendere la telecamera, perché almeno si può commentare che Tudor pare stia accettando il contratto con la Lazio. Allora accetta pure Tudor di venire in corsa, forse è un altro tipo di discorso che non gli è piaciuto, anche con l'opzione, cioè ti fai questo fine anno, poi te ne fai un altro e c'è un'opzione ancora per un altro se va bene, non lo sappiamo. Lazio idem, insomma, che sono 3 anni che gioco con la difesa a 4 e adesso potrebbe passare a 3, come la Roma dalla difesa a 3 è passata alla difesa a 4 con De Rossi. Insomma, si può fare, non è lesa maestà, e magari un cambio
di atteggiamento che non sia però quello di Mazzarri, onestamente, potrebbe portare un po' di entusiasmo, ma la Lazio sta inguaiata, onestamente. E quindi va bene ad italiano che becca una nostra vecchia conoscenza, il Viktoria Pilsen. Quindi in questo caso, se la Aston Villa, insomma, si comporta bene, potrebbe fare fuori il Lille, quindi togliere punti alla Francia che non ha scontri fratricidi, sono loro i tricidi, non ha questi scontri, e quindi tutti i punti che può accumulare sono per gli scontri con le altre nazioni, mentre non è così per l'Italia, perché già qui abbiamo Milan-Roma. E quindi Milan-Roma significa che un po' di punti l'Italia li fa per forza, però qualcuna deve andarsene. E quindi qua si è creato questo bracket molto interessante, dove c'è un po' di blasone da una parte, con il Milan onestamente, e dall'altra parte c'è il Liverpool. Dopodiché il Leverkusen veramente non può perdere, cioè l'avete visto insomma quello che è successo, a che minuto sono riusciti poi a strappare la qualificazione. Il Leverkusen deve affrontare il West Ham e il Liverpool con l'Atalanta dall'altra parte, dove ci sta il Benfica col Marsiglia. Insomma, l'Europa lì, snobbiamola quando volete, ma queste sono sfide affascinantissime che secondo me sono divertenti da vedere, e se alzi una coppa del genere, secondo me c'è un grande orgoglio e ci deve essere. Anche se hai una bacheca importante come quella del Milan, come quella del Liverpool, secondo me non dispiace a questi giocatori di alzare un trofeo così. Quello che è successo poi in Champions League, che non è questa la slide, ma questa, qualcuno dice il rammarica, aumenta il rammarica, perché? Perché si è creato di nuovo una divisione tra una parte dove ci sono quelle, chiamiamole più abbordabili, ma non è vero perché poi alla fine sono tutte fortissime, e un'altra dove ci sono tutte potenziali finaliste, questa poi è la definizione. E quindi vedi, se avessimo battuto il Barcellona, ok, se avessimo battuto il Barcellona, se Lindstrom avesse segnato, benissimo, ma se Meret non avesse parato tutti i tiri che poi il Barcellona ha fatto, allora il Barcellona ci poteva battere pure 5-1. Che significa? E che significa pensare che poi la pallina sarebbe stata la stessa e quindi avremmo affrontato il Paris Saint-Germain? La teoria del caos ve la dovreste ricordare dal film Jurassic Park. Dove va a finire la gocciolina? Va a finire da un'altra parte. Perché? Perché non è detto che tu è lo stesso foglio, però lo pieghi in maniera diversa, devi prenderlo da un'altra parte. Non funziona così, non funziona così mai. E oltretutto, quale rammarico che il PSG comunque è una squadra fortissima e probabilmente con meno prime donne è capace pure che questa volta se la può giocare la situazione. Insomma, Paris Saint-Germain-Barcellona sarà una bellissima partita, come lo sarà Atletico Madrid Borussia Dortmund, senza dubbio. E poi dall'altra parte, spettacolo puro tra Arsenal e Bayern di Monaco e Real Madrid Manchester City, che si ripete questa idea di una finale anticipata, perché è così, perché sono quelle che più sono attrezzate. Di conseguenza la Germania ha possibilità di togliere punti all'Inghilterra e di togliere punti alla Spagna, la Francia sempre una sola squadra, quindi non è facile, e poi c'è l'Inghilterra che col Manchester e con l'Arsenal, insomma l'Italia ha le sue chance di garantire questo quinto posto. Il Napoli deve fare veramente l'impossibile, perché la prossima Champions League ha una formula molto interessante, sono più partite, mi interessa poco che ci sono più soldi a disposizione, non ci riguarda, li teniamo i soldi, non è questo, è una questione di prestigio, è una questione di non uscire dai ranghi del calcio internazionale, perché si dimenticano di te, e non è il caso dopo quello che hai fatto l'anno scorso. Dove sta il film Scudetto? Mi sono chiesto oggi, forse me lo sono perso, è uscito e mi ricordano su Twitter che era quella detta ad aprile, e ma non un trailer, poveri, ne parlavo con Guido, perché Guido è esperto di cinema prima che del calcio, e dice si dovrebbe fare un trailer, un teaser, dovrebbero uscire delle date. Io cercavo, perché mi dicevano esce quella là del Manchester City e poi magari esce insieme pure quello col Napoli, ma quella del Manchester City ci sono articoli, se ne parla, cioè va su Netflix ad aprile, voglio dire, quindi dov'è quella, perché non lui ha detto no, la faccio al cinema al pagamento, quando esce questa cosa, quando dobbiamo già, quando sta l'Inter che sta festeggiando e noi dobbiamo fare i nostalgici dei tempi che furono. Vabbè, tu dici, io non ho avuto tempo di fare la squadra quest'anno perché stavo preparando quello, la bellezza di un film
di una stagione irripetibile valeva anche una stagione, e non hai fatto né quella né quella, onestamente, perché non hai né fatto subito il film, la serie, Maradona, il museo, né hai poi mantenuto un livello decente. Decente, dignitoso in campionato, purtroppo. E quello che è la situazione adesso è che con l'Inter ha potuto immutilizzare Osimhen ogni volta che si deve affrontare una milanese. Osimhen poca roba, perché vedete, continuano a inquadrare assai Simeone. C'è Anguissa, il fratello di Anguissa, onestamente, che continua a giocare. C'è Raspadori qua, Simeone sullo sfondo, Lobotka, Anguissa. Insomma, quello che ci interessa è che Osimhen ha svolto un lavoro personalizzato in campo, almeno è in campo. Affaticamento muscolare accusato nella finale di gara a Barcellona. Inquadrano Traoré, ancora Simeone. Insomma, non è una situazione facilissima. Potrebbe anche recuperare, è successo anche. Però secondo me questa è una cosa che si sta portando dietro, perché anche in avvicinamento di altre partite abbiamo visto Simeone solo palestra, precauzionale, no ma non c'è problema, e poi gioca, e magari sta giocando su dei fastidi, non sta al 100% da quando è rientrato. Sicuramente i gol ce li ha garantiti, la presenza in area che potrebbe far scaturire dei rigori sicuramente sono arrivati grazie a lui, alle volte anche da solo. Però quella brillantezza, quella lucidità nell'aspettare, nel buttarsi in fuorigioco prima di tutto, e secondo me questa è una di quelle fasi dove Osimhen non starà nel meglio di sé. E non dico che debba giocare Simeone da titolare, perché è difficile lasciare Osimhen in panchina, però una chance, non sappiamo nemmeno chi resterà l'anno prossimo. Dobbiamo capire dovremmo capire se Simeone vale la pena di tenerlo, di provare Raspadori. Ci troveremo di fronte alla stessa situazione l'anno prossimo, cioè di queste due punte di riserva che sono dignitosissime, ottime, ma che fa? Arriva un altro attaccante oppure si punta su questi due? Lo devi chiedere al prossimo allenatore. E chi sarà il prossimo allenatore? Lo dovresti chiedere al prossimo direttore sportivo. E chi sarà il prossimo direttore sportivo? Lo dovresti chiedere a De Laurentiis. Ma De Laurentiis, se gli chiedi qualcosa, ti attacca. Quindi è difficile. Insomma, domani, visto che la conferenza non ci è data farla, parleremo un pochino della formazione del Napoli. L'Inter che esce sta girando quel video dove la palla è rimbalzata sulla zolla, no? L'ultimo rigore di Lautaro, spedito sulla luna. Capita, quando arrivi ai rigori capita, si sono mangiati dei gol sia l'Inter che l'Atletico Madrid. Però questo è quanto, e onestamente, mentre io vi ho sempre detto che quando spendi tante energie e non vinci, no, l'acido lattico è difficile che ti fa recuperare, però secondo me cambia poco, onestamente. Un Inter che, insomma, se avesse vinto sarebbe arrivata con ancora più forza, con ancora più foga, ma non credo, perché visto che neanche il Napoli è riuscito a recuperare dalle fatiche perdendo e uscendo. Certo, l'Inter ha un giorno in meno di recupero, questo c'è da dirlo, però sono talmente più forti quest'anno, e sarà proprio la partita dove il Napoli, di orgoglio, visto che stai affrontando i prossimi campioni, di quell'orgoglio che ebbe il Milan contro di noi l'anno scorso, dove Giroud indicò lo scudetto, dice siamo ancora noi e non vi diamo vita facile, anche se siete i più forti quest'anno. Questo orgoglio dovremmo vedere da parte dei ragazzi. L'Inter quest'anno è più forte, schiaccia Sassi, è inciampata pochissime volte, e il Napoli deve dimostrare che ancora c'ha questo orgoglio del tricolore e non abdicare dimostrando estrema debolezza e fragilità. Non è il caso, quindi parleremo, non è che ingonci, però parleremo sicuramente di questo domani da New York. Valerio Fluido, onestamente è tutto, c'è poco da fare, amici miei, non vi posso parlare. Ah, ma sta pensando a Zirkzee, sta pensando al rinnovo di Kvara, sta pensando a quell'altra, a Jimenez, sta pensando, noi pensiamo a tutto, pensiamo al direttore sportivo del Parma. Le ho sentite tutte queste cose, non è che Conte è più che un'idea, e pure anche Marotta, oggi ho sentito De Maggio proprio nel delirio, De Laurentiis si prende anche Marotta da lì, ma perché avesse la mania a distruggersi la carriera a Napoli in questo caso, quando sono tranquillissimi dove sono? Veramente è difficile fare delle ipotesi, beati chi hanno le loro certezze, io non ne ho, perché con De Laurentiis non puoi avere certezze, è capace che ti fa
un exploit e delle scelte incomprensibili, è capace che continua con questa sua gestione, perché finora lui ci ha detto: io una cosa ho sbagliato, dovevo incatenare Spalletti da New York, Valerio Fluido e tutto, ne parleremo. Shy, you're not.